Ed infine vi proponiamo la nostra rubrica sociale con lode. Andiamo a conoscere Advar e soprattutto la Casa dei Gelsi. Oltre 300 volontari selezionati e formati, 50 tra medici, infermieri e professionisti. Sono questi i numeri che costituiscono il cuore pulsante di Advar, associazione nata nel 1988 dall'esperienza vissuta dalla famiglia Rizzotti. Un aiuto rivolto ai malati oncologici che si concretizza fin dall'inizio con l'assistenza domiciliare e successivamente con l'hospice Casa dei Gelsi. Advar è nata ben 30 anni fa con l'obiettivo preciso di riportare la cura, cioè il prendersi cura della persona in fase avanzata e terminale di malattia entro le mura domestiche. E quando però la casa non è magari idonea, quando i familiari o i malati non possono rimanere nella propria casa, allora abbiamo realizzato appunto la Casa dei Gelsi. Non è solo un luogo di ricovero, di accoglienza, ma anche un luogo di formazione, di cultura. Saranno 18 i pazienti che potranno essere ospitati nella Casa dei Gelsi grazie all'ampliamento ormai in fase di ultimazione. Oltre alle 6 nuove unità abitative, la struttura darà spazio ad ambulatori e nuovi spazi di accoglienza. Un servizio che andrà ad integrarsi all'assistenza domiciliare, già attiva contemporaneamente in 50 nuclei familiari e disponibile 24 ore su 24. I nostri pazienti, quando vengono in hospice, la prima cosa che esprimono è il senso di ammirazione e incredulità per un posto che non pensavano esistesse. Si sa che in ospedale, per difficoltà oggettive, difficilmente a volte i malati possono essere alzati. Noi cerchiamo di mobilizzare subito l'ammalato, ogni volta che è possibile, ma comunque riduciamo gradualmente i liquidi e i farmaci con cui i malati ci vengono inviati dall'ospedale. Con minor carico farmacologico si ottiene spesso un miglioramento sorprendente. Tra i tanti progetti attivati da Advar, anche Rimanere Insieme, un servizio rivolto all'elaborazione del lutto attivato nel comune di Treviso, Oderzo e Castelfranco, un'iniziativa che ogni anno conta circa 700 colloqui di sostegno. Rimanere Insieme accoglie le persone, sempre permettendo di parlare con noi attraverso uno, due, tre colloqui, quelli che possono essere utili, e tante volte anche permettendo alle persone di usufruire di un servizio supplementare, che è quello dei gruppi di mutuo aiuto tra pari. Sono gruppi aperti, è un servizio gratuito come tutti i servizi che offre Advar, e le persone attraverso un gruppo in qualche modo artificiale possono però fare un percorso di elaborazione, e vediamo che tante volte anche le persone sviluppano delle nuove amicizie, delle nuove sensibilità,